presso il comunale di Po Bandino. Per la seconda categoria, girone A, va in scena il match tra Po Bandino e Ponte Dassi, incontro che sarà accompagnato per tutta la durata da un forte vento. Al quinto minuto arriva la prima occasione, palla recuperata bene da Monarchi per il Ponte Dassi, appoggia poi per Brunetti che prova la percussione, si accentra, prova il sinistro, ma esce alto. Per vedere il Po Bandino in azione bisogna aspettare il 14°. Palla fatta girare bene da Guerriere in difesa, che dopo un paio di scambi appoggia sulla fascia per Neconcelli, che vede in profondità Crescenzo e lo serve. Il numero 9 di prima appoggia per Cozza, che vede bene il compagno e lo serve col filtrante, ma poi Crescenzo pecca d'altruismo. 18°, punizione a favore del Ponte Dassi, la batte lunga Ferranti, si deve allungare Burini che la devia sul palo. 27°, rimessa a favore del Po Bandino. Palla appoggiata in difesa. Sembra tutto chiuso, si va quindi sull'appoggio verso Burini. Barbacci è però rimasto molto alto, intercetta il passaggio e con un tocco fulmina Burini. Ponte Dassi che si porta sullo 0-1. 33°, prova a farsi avanti il Po Bandino. Palla appoggiata bene su Frollano, che dalla sinistra prova l'ingresso in area. Si libera poi di un paio di avversari, va alla conclusione, ma il destro è troppo debole. Facile per Minelli. 40°, palla allargata su Panfili, che poi con calma appoggia vicino per Monacelli. Il numero 11 avanza lentamente, osserva la difesa e poi all'improvviso prova l'avanzata di sfondamento. Superati i due avversari, prova ad accentrarsi in area, rientra sul sinistro, prova il tocco verso la porta, nessuno in mezzo e palla che esce di poco. Il secondo tempo riparte col Po Bandino in svantaggio alla ricerca del pareggio. 10°, angolo per il Ponte Dassi, Monarchi lo batte corto e si fa ridare palla, alza la testa, vede lo spazio per la conclusione, va col destro, ma Burini la tiene lì. Arriviamo poi direttamente al 41°, Monarchi serve Brunetti, il numero 7 prende il via, arriva Paolucci a fermarlo, per Davide fallo e per il numero 8 del Po Bandino è la seconda ammonizione, quindi cartellino rosso. Po Bandino che in questi ultimi minuti rimane dunque con un uomo in meno. Al secondo di recupero arriva l'occasione per il Po Bandino, ma Crescenzo col piattone la mette fuori. E dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale. Ponte Dassi che si porta quindi a casa i 3 punti. Po Bandino poco cinico sotto porta. Oggi purtroppo non è andata come speravamo. Era una partita difficile, lo sapevamo, loro comunque sono una buona squadra, noi abbiamo faticato un pochino più del previsto e purtroppo l'episodio decisivo è stato un errore diciamo tecnico, ma non è quello non dice niente in realtà. Dovevamo fare qualche cosina di più e non l'abbiamo fatto e il calcio poi è così. Ma diciamo che è stata una partita intensa sicuramente, le squadre hanno dato tanto, poi cominciamo a essere a fine stagione, quindi magari qualche energia comincia un po' a scarseggiare, però penso che è stata una partita interpretata bene, noi abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio e poi diciamo ecco nella ripresa abbiamo cercato di sfruttare qualche ripartenza difendendoci con ordine, tutto sommato penso che insomma è stato un successo meritato.